Perché una multifactory invece che un coworking, un altro tipo di spazio di lavoro condiviso? Perché mi piace di più il concetto di multifactory invece che il concetto di coworking, che sono due cose differenti. Non c'è niente di sbagliato, di male negli altri modelli di spazio di lavoro condiviso. Semplicemente ciascuna situazione richiede un concetto differente. In alcune situazioni è appropriato aprire un coworking, in alcune situazioni è appropriato aprire un makerspace, in alcune situazioni è appropriato aprire una multifactory. Una multifactory è una buona soluzione quando si voglia realizzare un ambiente eterogeneo, quindi quando ci sia una commistione di lavori molto, molto forte, pertanto lavori manuali, pratici, insieme a professionisti, insieme a piccole e medie imprese, artisti, quindi quando c'è proprio un'eterogeneità molto forte, quando non si voglia avere un gestore dall'alto. Quindi la multifactory è un ambiente di lavoro autogestito e orizzontale, perciò non c'è un gestore top-down che decide cosa succede nella multifactory, che decide quali attività vengono portate verso l'esterno, ma è una comunità che si autoregola e si autogestisce. Quando non ci sono degli investimenti possibili all'inizio molto forti, la multifactory è un ambiente che cresce in maniera organica, quindi parte con pochi interventi e poco per volta si sviluppa, diventa più bello e più grande. Altri modelli di intervento invece top-down prevedono che all'inizio ci sia qualcuno, un soggetto forte che fa un grosso investimento. Ecco, la multifactory non è questo. La multifactory è un progetto organico che inizia in maniera modesta dal punto di vista degli investimenti e poi poco per volta cresce man mano che trova autonomamente le risorse per poter realizzare gli interventi migliorativi. Chiaramente sembrerebbe che siano tutte rose e fiori, nel senso che è un modello che è più economico degli altri, che non richiede un gestore, che non richiede degli investimenti iniziali, sembrerebbe migliore in assoluto. Non lo è. Non lo è. Noi non vogliamo dire e non pretendiamo che sia un modello migliore in assoluto, perché è chiaro che ci sono anche delle contropartite. È chiaro che il fatto che non ci sia un gestore dall'alto, qualcuno che gestisce tutto, comporta la necessità di avere molta più responsabilità da parte di chi popola la multifactory, perché ciascuno dentro è responsabile di fare qualcosa, è responsabile anche solo banalmente di aprire e chiudere le porte o di tenere in ordine la cucina comune. Magari non di fare le pulizie, perché quello viene sempre esternalizzato, però ci sono delle responsabilità. E anche responsabili di decidere, di pensare che cosa si farà, a quale fiera partecipiamo, quale evento promuoviamo. Ecco, queste cose qua possono essere molto, molto eccitanti, molto divertenti, molto coinvolgenti, ma chiaramente possono anche essere un impegno eccessivo per qualcuno che invece vuole soltanto avere uno spazio. E questa infatti è la seconda ragione. La multifactory non è idonea quando ci siano delle realtà, quando ci siano delle aziende che semplicemente vogliono uno spazio. Una multifactory non è un modo per dare via spazi, dare via uffici, perché c'è questa componente forte di intervento sulla collettività, di legame con il territorio e quindi, essendo un progetto organico, per sua natura deve svilupparsi insieme al contesto e dentro il contesto. Se si è in mente di realizzare uno spazio dove semplicemente c'è qualcuno che arriva, prende, molla giù dei soldi e si prende un ufficio, ecco, la multifactory non è la soluzione idonea. Il fatto che sia un progetto organico, poi certo, ha dei vantaggi: si parte con degli investimenti bassi, si cresce poco per volta, ci sono dei miglioramenti sempre visibili, ma anche degli svantaggi. Perché ovviamente all'inizio, i primi mesi, i primi anni, sarà sicuramente un ambiente meno raffinato, meno pronto, meno finito rispetto ad altri modelli di lavoro. E quindi è chiaro che è uno spazio che è idoneo a chi ama vedere crescere poco per volta le cose intorno a sé. Non è invece lo spazio giusto se qualcuno si aspetta di arrivare e di trovare tutto pronto, tutto perfetto, tutto che funziona. Ecco, una multifattore all'inizio
tante cose non funzionano, ma non funzionano perché i problemi si risolvono man mano che si presentano. E questo è uno dei punti di forza che rende sia economica ma anche coinvolgente la multifactory. D'altro lato richiede anche, di nuovo, come all'inizio, un certo spirito di responsabilità, ma anche spirito di adattamento da parte di chi dentro Multifactory viene a lavorare. Controbilanciato chiaramente dal fatto che sarà un ambiente molto più economico, sia da gestire, ma anche per chi ci viene a lavorare, e molto più coinvolgente, nel quale tutti quanti possono dare la propria impronta e mettere qualcosa di proprio.